cosa? Dottor Ombro, professore Ombro. È stato un commiato a cui hanno partecipato il presidente, il consiglio d'amministrazione della squadra, tutti i giocatori, tutto lo staff tecnico, perché lui è un punto di riferimento, lo era nella sua squadra. Vi garantisco che per la sua vecchia società il fatto che lui venga a giocare in Italia, a Palermo, è un fatto di importanza non da poco, perché è il primo giocatore dopo Molik, dopo 26 anni, che arriva direttamente dalla Polonia in Italia senza transitare da altre squadre italiane. Lui arriva a Palermo in un momento un po' particolare, perché abbiamo perso ieri una partita in casa e lui vuole giocare, noi lo mettiamo a disposizione domani dell'allenatore e della società della squadra. Speriamo che possa giocare presto. Se dovesse giocare nel Chievo, molto probabilmente giocherà contro un suo compagno Pacchi, e sappiamo già che l'evento, se dovesse accadere, sarà ripreso dalla televisione polacca, come ci hanno già comunicato. Grande attenzione su di lui da parte dei media, perché ripeto, è un giocatore importante nella società, strabotato, e a cui noi veramente auguriamo ogni bene e ogni fortuna, perché lo merita. Io credo che Matusha sia uno degli acquisti più importanti del Palermo di tutti gli anni. Io è oltre che in auguri una previsione, credo, fondata, perché chiunque lo conosce dà di lui dei giudizi importanti. È un giocatore che, se noi avessimo voluto, questo l'avessimo voluto, se non lo posso comunicare, avremmo venduto un dopo averlo acquistato per quasi il doppio di quanto l'abbiamo pagato. Abbiamo avuto un'offerta importante da Spagnolo per rivenderlo per quasi il doppio. Questo testimone che faremo sembrerebbe che abbia fatto veramente un buon affare. Io mi presento, io sono Marta Ustinska e sono qua in veste dell'interprete del nostro giocatore del mio nazionale, Radek, lo so, Matusha. E allora, visto ieri la partita a Palermo e poi prima, ho visto anche tante altre partite di Palermo e devo dire che quella di ieri non apparteneva alle migliori, cioè Palermo poteva costare di più, poteva fare di più. Quindi l'impressione media. Per Elisa, la maglia importante è la numero 9, è stata il visitatore. Qual è la responsabilità? Lui si rende conto naturalmente che Tony è un giocatore bravissimo, ma non guarda il passato, vuole dimostrarsi così com'è, guarda il futuro, vuole far vedere quello che sia lui. Si ha conoscenza di quello che è successo a Catania, e sì, che impressione... Anche se succede, capitano, e questo sì, succede, non dovrebbero avere comunque il posto, perché è una grande tragedia, soprattutto per la famiglia del poliziotto ucciso, e bisogna combattere queste cose, bisogna combattere gli hooligans. C'erano gli stessi problemi in Polonia? Polonia sì, avevo fatto nella squadra di provenienza di Radek, no, questi problemi non c'erano. Quanto alla sua esperienza, viste e considerate le condizioni del Palermo di oggi, lui pensa di poter essere veramente utile? Tenga presente che noi abbiamo una Mauri che si trova in questo momento in riabilitazione. È stata la persona con la quale abbiamo iniziato questo campionato e che ci ha fatto un grosso beneficio. Lui è venuto per questo scopo, a giocare, quindi giocherà e spera di giocare, dare il meglio di se stesso. Quindi questo è da parte mia, sicuramente non vuole giocare a Mauri, è un giocatore bravissimo, ma vuole far vedere quello che sa fare. Quindi questa situazione non lo influenza. Quali sono le caratteristiche di Matusha? Come si descriverebbe? Che tipo di giocatore è? Come giocatore, come sì, la strategia di giocare. Allora sì, lui è attaccante, quindi vuole segnare dei gol e naturalmente crea pure le possibilità, le situazioni anche per gli altri per segnarlo, per fare dei gol. A questo proposito, Boniek ha detto che somiglia un po' a Gilardino e un po' ad Amaurì. Volevo sapere la sua impressione. Secondo me è precisa, papà. Proviamo di battersi. Radek è molto onorato che qualcuno come un personaggio, come questi giocatori molto, molto importanti, comunque dice che lui ha il suo stile, quindi lui non si sente di dover essere paragonato con nessun altro. Hai avuto un idolo da cui sei ispirato da giovane come giocatore o...? Allora, Ronaldo soprattutto è stato il suo idolo che ha giocato a Barcellona e a Madrid.
la prima volta che lui gioca fuori dal suo paese, quanto tempo pensa che possa durare l'adattamento a un calcio diverso da quello che conosce? Radek non sa precisare quanto tempo occorre per adattarsi a nuove condizioni, a un nuovo ambiente. Spera che questo possibile. Dice che già ha avuto l'esperienza di adattarsi perché Bohat non è il suo club di provenienza, quindi pure in Polonia si doveva adattare a Bohat, alla strategia di Bohat, dei giocatori di Bohat. I livelli di Michele e Bresciano possono sfruttare le sue caratteristiche. Di Michele è stato quello che Matusiak ha notato di più, così gli è piaciuto di più il gioco di Michele. Comunque dice che vorrebbe avanzare, cioè prendere il posto sul campo quello più avanzato. Se dovesse trovarsi in linea con un altro giocatore va bene. Comunque vorrebbe essere da solo. Posto di caraccio. Sì, siamo tutti di caraccio. Grazie a voi per non conoscere il campo. Bene. Conosce Guidolin, ha sentito qualcosa? Vabbè, la conoscenza di Guidolin non ha una cosa profonda, lo conoscerà durante gli allenamenti che si svolgeranno già, speriamo, da domani. E comunque dice che sicuramente è un bravo allenatore se è arrivato fino a questo punto di allenare una importante squadra come Palermo. Sei un po'. L'obiettivo di gol che si è fissato per questa tua prima esperienza? Si tratta di quantità dei gol durante la partita? Durante la stagione. Ho pensato della quantità specifica, vorrebbe naturalmente segnare più gol possibili. Comunque non ha un'aspirazione, una quantità dei gol a cui aspirare. Ma pensa che qui comunque saranno meno di quelli che potrebbe segnare o ha segnato in Polonia? Gli obiettivi di Champions League, ha fatto giocare in Italia. Il primo naturalmente che Palermo ha una posizione molto importante nella classifica e poi ha sempre molto più alte, quindi sempre ha un obiettivo che vuole raggiungere, sempre di più, è una squadra molto mobilizzata. E la seconda cosa dice che è la direzione di Palermo Calcio, che ha fatto tutti, si vedeva che lo volessero, che proprio ci tenevano tanto a averlo nella squadra. Quindi il contratto ha firmato lui? Il contratto per quanto tempo? 3 anni e mezzo. Uh-huh. E la sua squadra era prima in classifica in Polonia? Sì. Beukalt, chi è che è? Beukalt. Maggiormente il calcio italiano. E non si preoccupa di niente. Si sente forte, questo è un vantaggio. Osdorff? Grazie.